ci siamo, andiamo velocemente verso la fine di questa nostra trasmissione qui su Radio Roma Futura dagli studi di Villa dei Gordiani, una radio democratica ed antifascista. La trasmissione che state ascoltando è la trasmissione di Enzo Puro, condotta da Enzo Puro, Pensiero Puro, un misto di musica e di chiacchiere, di talk, di parole. In questa versione post estiva ho accentuato la presenza del racconto musicale e della musica. Come avete potuto vedere, la scorsa puntata abbiamo raccontato insomma delle storie, questa puntata ne abbiamo raccontate delle altre, e speriamo, vediamo insomma le prossime puntate di raccontarne altre ancora. Ma un attimo la politica. La politica con delle buone notizie, perché poi insomma dobbiamo anche di brutte notizie se ne leggono tante, ce ne sono vere, però ci sono anche delle buone notizie ed è bene, credo, che vengano valorizzate, anche perché così ci tiriamo tutti un po' su. Per esempio una bella notizia è che è calata notevolmente la cassa integrazione. Siamo a meno il 41% di gente, di lavoratori messi in cassa integrazione rispetto all'agosto dello scorso anno. Calano anche le domande di disoccupazione del 32,4% rispetto ad agosto del 2014. Ciò significa che le persone passano dalla cassa integrazione al lavoro. E questo, oltre insomma, diciamo, a un aumento parziale dei nuovi lavoratori assunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche questo della cassa integrazione che diminuisce è un segnale del miglioramento della qualità del lavoro nel nostro paese. Questo dato non appare nelle statistiche sulla forza lavoro di Istat, per cui un cassa integrato, per le statistiche Istat, un cassa integrato rimane sempre comunque un occupato, ma appare nella vita di quei lavoratori che, lasciando la cassa integrazione, tornano a guadagnare il loro pieno stipendio. Le riforme, come stanno dimostrando tutti i dati finora usciti, stanno dando i loro frutti. Si tratta di una risposta concreta e basta continuare su questa strada. Il commento che ho letto è del responsabile economico del Partito Democratico, Filippo Taddei. Ed anche i sondaggi, sono, come abbiamo detto prima, sono buoni. I sondaggi per il PD, male per altri che sperano nella sconfitta del PD naturalmente, ma per chi vuole la vittoria del PD i sondaggi sono buoni. E questi sondaggi, realizzati nel mese di settembre, solitamente in questo mese fanno registrare un peggioramento del clima sociale e un calo di consensi per il governo e le istituzioni, conseguenza del rientro dalle ferie e delle incerte prospettive. Basti pensare che nel settembre scorso, dopo la revisione al ribasso delle stime del PIL e la previsione di chiudere l'anno nuovamente in recessione, la fiducia in Renzi era diminuita l'anno scorso di 10 punti rispetto al mese di luglio. Quest'anno le cose sembrano andare diversamente ed il Premier guadagna 5 punti di fiducia rispetto a luglio, al mese prima. Insomma, buone notizie, bisogna avere la forza di continuare in questa direzione. E lo scrive Matteo Renzi con il suo spavaldo ottimismo. Il PD è più vivo che mai. Alle politiche, dice Renzi, qui risponde a D'Alema, supereremo il 40%, ne sono certo, ma se anche oggi fossimo al 34% saremmo più o meno il doppio della percentuale dei democratici di sinistra durante la segreteria di D'Alema, che ricordo era intorno al 16%.
si sta delineando in questi giorni la legge di stabilità per il 2016, che dovrà essere approvata entro il 15 di ottobre. Grazie anche ai risparmi ottenuti dalla spending review, circa 10 miliardi, all'andamento dello spread che ci fa risparmiare tanti soldini sugli interessi dei prestiti e quindi alla minore spesa per interessi, appunto, all'utilizzo della clausola delle riforme e di quella per gli investimenti che ci fa avere più flessibilità in Europa, il governo sta per dare corpo per il 2016 ad una manovra da 27 miliardi, che comprende anche il disinnesco delle clausole di salvaguardia, come quella dell'IVA sull'IVA e sulle accise, che da solo vale 17 miliardi. L'obiettivo della manovra è rinsaldare la crescita e far ripartire l'occupazione. Io mi sento di poter dire che dopo tanti anni di manovre recessive e con la filosofia dell'austerità, probabilmente questa del 2016 è la prima manovra espansiva, senza sfondare naturalmente i conti pubblici, che in Italia si fa. Staremo a vedere. Prima di salutarvi domandiamoci però dove abbiamo lasciato Charlie Parker. Abbiamo visto che Miles Davis con Birth of the Cool si avvia verso la sua autonomia totale, insomma, dal bebop di Charlie Parker, e però mentre Miles Davis tentava queste nuove vie jazzistiche, dov'era Charlie? Dov'era il mitico Birth? Era uscito dalla clinica e nel 1953 tenne l'ultimo concerto della sua vita. Come abbiamo già detto, morirà soltanto 35enne nel 1955. E lo tenne a Massey Hall a Toronto, con un combo stratosferico, una formazione jazzista di cui facevano parte i più grandi musicisti jazz di quel periodo. Un combo, una squadra che vedeva appunto Charlie Parker al sax alto, Dizzy Gillespie alla tromba, Bud Powell al piano, Charles Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Una formazione da Brasile di Pelé, insomma, quella roba stratosferica, che si mise insieme quell'anno, a due anni dalla morte di Charlie Parker, e fece un disco straordinario. È un disco capolavoro, e questa definizione è meritata, perché ogni musicista all'opera in questa sessione era considerato un innovatore del proprio strumento all'interno del movimento bop. Ognuno di loro aveva cambiato il modo di suonare. Charlie Parker aveva cambiato il modo di suonare il sassofono, Dizzy Gillespie la tromba, Bud Powell il piano, Charles Mingus aveva cambiato il modo di suonare il contrabbasso e Max Roach aveva cambiato il modo di suonare la batteria, e tutti loro tutti influenzati da questo grande genio musicale, spentosi purtroppo ancora troppo giovane, tutti loro furono influenzati appunto da Charlie Parker, e dimostrano qui un feeling in questo disco, in questo concerto, che sfiora la magia. La sigla di oggi la traiamo proprio da questo concerto live, ed è il classico immortale suonato da tantissimi poi musicisti jazz e non jazz, classico immortale scritto da Dizzy Gillespie, Night in Tunisia, ed è eseguito con una spavalderia impareggiabile, dove a farla da padrone è soprattutto il contrasto tra l'intensità emotiva di Parker e gli spericolati voli dello stesso Gillespie. Mi fa piacere lasciarvi con questa sigla, con questa musica. Ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti. Vai con la sigla Night in Tunisia. And I would like to play
ce soir en Tunis, a night in Tunisia. Thank you.